Chianese, è successo davvero un po' di tutto in questa partita, un 2-2 finale. Intanto partiamo da questo fatto, la soddisfa questo 2-2? Guardi, per come si era messa la partita sul finale sono più che contento. Quello che mi dispiace, penso che la squadra abbia fatto un grande primo tempo, siamo passati in vantaggio e sarei curioso di vedere il calcio di rigore dell'arbitro. E poi dopo abbiamo preso un altro gol su un piazzato che anche lì è stato molto precipitoso l'arbitro, quindi questo è quello che mi dispiace, però penso che la squadra oggi non era giusto che potesse finire come stava finendo, quindi mi soddisfa il carattere, mi soddisfa che la squadra non molla mai e questo è un buon viatico sicuramente per il proseguo. Dicevo, è successo davvero di tutto, se non ricordo male, addirittura 5 espulsioni, tra le quali anche il suo allontanamento dalla panchina. Intanto, e poi tante ammonizioni. Che cosa è successo? Lei era andato a chiedere forse qualche spiegazione all'arbitro dopo il duplice fischio e che cosa le ha Tutto, detto? non voglio, eh. Io sono sempre, come dico sempre, gli arbitri vengono in buona fede, quindi non è giusto, però quello che sta dicendo lei è un bollettino di guerra, quindi anche se in mezzo al campo penso che non ci siano stati dei falli cattivi, è stata una partita corretta da ambedue le squadre, è stata una partita maschia, che è giusto che sia, tra due squadre che giocano con dei giocatori di valore, però se io devo dire che ci sia stato un contrasto di gioco, un qualcosa di... Mi sembra un attimino assurdo questo. Nel primo tempo siete partiti forte, molto forte, al di là del gol poi realizzato, ci sono stati 20, anche 25 minuti in cui avete davvero messo lì la formazione ospite. Poi però ovviamente la Sammenettese ha reagito un po', ha preso campo. Perfetta, l'ansia è giusta. Di contro avevamo la squadra, la prima della classe, quindi con dei giocatori di valore, però ripeto, la mia squadra non ha mai, penso abbia mai demeritato, come diceva lei, forse quei 10 minuti dove poi dopo è uscito il calcio di rigore e quel piazzato dove abbiamo preso gol, però se io dovessi dare qualcosa, forse sono di parte, ma i punti, penso che la mia squadra meritava qualcosa in più. Un Angelini sold out, davvero uno spettacolo bellissimo. Diciamo una bella giornata di sport, anche se ci sono state queste ammonizioni e queste espulsioni, però tutto sommato una gara da conservare nello scrigno dei ricordi più belli. Penso che questa sia ha vinto lo sport, anche perché c'erano i tifosi della squadra avversaria nella nostra tribuna, non è accaduto assolutamente nulla, quindi magari anche quello che in campo, che stava accadendo, che l'arbitro stava, poteva nascere, invece no, la civiltà e la sportività da ambedue le tifoserie ha fatto sì che questo non accadesse nulla, quindi oggi sicuramente ha vinto lo sport e questo è un bellissimo spot per il calcio. Un'ultima cosa, Chianese, per la prima volta ha riproposto lo stesso 11 della settimana precedente. Che cosa è successo? Vede, una volta non lo fai, ma cambia sempre. Poi lo fai, ma come mai? Il calcio è bello perché tutti possono dire tutto di tutto, ma l'importante è che oggi la squadra è rimasta a 3 punti da una squadra importante come la San Benedettese. Il campionato è molto lungo, noi dicevamo, sapevamo che non era questa la partita che poteva determinare il campionato. Noi siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine. Ripeto, quello che mi ha fatto veramente piacere è stato il carattere, come adesso, che ha dimostrato la squadra, che non molla mai. Questa è la cosa che mi porto dentro.